stop immediato alle ostilità ed esprimiamo solidarietà al popolo e lavoratori dell'Ucraina. Lo hanno detto oggi a Chieti i manifestanti che si sono riuniti davanti alla prefettura in Corso Marrucino. Anche in Abruzzo associazioni, sindacati, partiti politici e cittadini scendono in piazza per dire no a ogni forma di conflitto armato. In questo weekend ci sono manifestazioni anche a Pescara, L'Aquila e Teramo. Al sit-in a Chieti hanno partecipato Michele Pagliani della segreteria nazionale della UILM, Luigi Borrelli, presidente provinciale dell'ANPI, e Gilda Pescara, referente cittadina del presidio di Libera, intitolato ad Attilio Romanò, il giovane imprenditore ucciso dalla camorra. Il popolo ucraino non va lasciato solo, ma assolutamente non servono solo le sanzioni, perché abbiamo capito che le sanzioni superano di fatto, insomma, la guerra, ma va fermata assolutamente questa invasione russa nei confronti del popolo ucraino. Quindi no assolutamente alla guerra. Come organizzazioni sindacali ci stiamo attivando, manifestando per quello che possiamo fare. La guerra è la negazione dell'umanità, quindi bisogna, cioè, al di là di qualsiasi cosa, insomma, chi fa la guerra ha torto. Su questo non c'è dubbio. È ovvio che è un elemento anche di riflessione per tutti, perché quando si arriva a una guerra evidentemente le cose precipitano e si sa da dove inizia e non si sa mai dove si va a finire. Quindi noi siamo molto preoccupati, la pace nel mondo, nell'Europa è al primo posto e deve essere al primo posto per tutti, per l'AMPI lo è in maniera particolare. Libera aderito alla rete per il disarmo, anche Libera Abruzzo sarà presente in tutte le manifestazioni che saranno organizzate nella nostra regione. Pensiamo che sia importante ritrovare il senso di unità proprio in questo particolare momento storico, perché questo è un passaggio fondamentale per costruire delle condizioni diverse di vita per tutti e per tutti i popoli.